Telecamere wireless, che ci piacciono o che non ci piacciono, il mercato le richiede sempre di più. Il privato le richiede perché? Perché gli è stata creata un'aspettativa più o meno falsa dal mercato dell'e-commerce, da Amazon, da eBay, da un sacco di venditori su Facebook che mettono i kit a 80 euro, 70 euro. Ora, questo tipo di commercio ci piace o non ci piace, esiste. È un commercio dove, per sopperire alle mancanze tecniche, loro sono molto bravi a lavorare sul marketing, quindi sulle promesse, sul fumo da costruire intorno. Il marketing è bello perché funziona, se fatto bene, ma poi dietro il marketing deve esserci della sostanza. In questo caso la sostanza non c'è, ma intanto le telecamere sono state acquistate e all'interno di chi ha comprato queste telecamerine wireless ci sarà chi è contento, perché magari per pura fortuna il router è performante e quindi la telecamerina rimane connessa perché è particolarmente vicino, perché semplicemente si accontenta, e c'è chi invece è scontento, c'è chi dice: cazzo, ho speso 50 euro, effettivamente li ho buttati via, e vi chiama per dirvi: mi sono reso conto di aver fatto una stupidaggine, puoi trovarmi una soluzione sempre wireless ma che funzioni? Dobbiamo essere educati a risolvere problematiche riguardo alle telecamere wireless e dobbiamo capire come sviluppare questi impianti nella maniera migliore possibile. Per telecamera wireless si intendono una telecamera che comunque ha bisogno di un'alimentazione a 220 e quindi poi di un alimentatore a 12 volt, quello che è, ma che comunica col suo NVR, perché parliamo di telecamere IP, solo ed esclusivamente IP, tramite onde radio, tramite segnali radio a 2 GHz, 4, 5 GHz, le frequenze del wireless le conoscete tutti. Esistono telecamere, lo sapete bene tutti, che hanno la mitica antennina a bordo, anche fra i prodotti professionali. Io stesso ne ho 4-5 modelli a catalogo e li vendo, però non mi piacciono. Diciamo che per realizzare un impianto wireless indoor, quindi stiamo parlando in questo momento di situazioni dove abbiamo bisogno di propagare il segnale in maniera omnidirezionale in una casa, magari subito fuori, non abbiamo... Lasciamo un attimo fuori il discorso delle antenne punto punto, che è un po' più complesso e al tempo stesso non è sempre attuabile. Abbiamo quindi la necessità di far convergere tutte le telecamere a un NVR. La prima cosa che vi dico è: assodate che sia davvero necessario e che non sia possibile passare i cavi. Assodato questo, la prima parte che scelgo performante è l'access point, che poi collegheremo all'NVR. L'access point, che non deve essere il wifi di casa, separate, perché così ne avete il controllo voi, e deve essere il più possibile performante. MikroTik, Cambium, Ubiquiti, quello che volete, ma deve essere un access point performante. A questo punto sì che potreste approdare a telecamere wireless, farle connettere a questo access point e avrete già una soluzione sicuramente più performante di chi ha comprato la telecamerina wireless, l'ha connessa alla stessa wifi dove sono connessi tablet, tv, lavatrice, condizionatore, per far andare tutto insieme, che poi puntualmente ha problemi. Ma se volete, la mia personalissima opinione, contro il mio interesse, perché le vendo anch'io, sono lì sull'e-commerce, sono lì nel mio catalogo, sono lì a disposizione di tutti i miei clienti, la cosa migliore, l'ottimo, è munire una qualsiasi telecamera IP, che a quel punto costerà meno, di una parte radio esterna collegata in modalità station, CPE, quello che volete, al vostro access point di cui abbiamo parlato prima. Ogni telecamera, se avete il 220 per alimentare la telecamera, avete il 220 per alimentare l'access point, tra l'altro con gli alimentatorini a 12 volts con batteria tampone potreste anche assicurare in ogni punto anche la continuità elettrica in caso di mancanza rete, e avete messo un'infrastruttura radio di vostra proprietà sotto il vostro controllo, addirittura da remoto, se penso a MikroTik con il Romon, in modo che abbiate in mano tutti gli strumenti per capire i problemi. Domani la telecamera si disconnette perché c'è un disturbo, avete la diagnostica, lo sapete. Sapete sempre se è la telecamera o l'access point, avete tutti gli strumenti in mano per monitorare il funzionamento di questo impianto wireless e avete anche gli strumenti per intervenire laddove subentra un problema, cosa che con una telecamera wireless da una parte e un access point serio dall'altra avete al 50%, cosa che collegando una telecamera wireless che non ha nessun parametro a un router casalingo magari fornito da Telecom, Fastweb, Vodafone, avete assolutamente a 0%. Realizzare un'infrastruttura radio con prodotti di qualità ci permette di realizzare un impianto CCTV wireless di qualità, tenendo sempre ben presente che comunque questa non deve essere
modo per lavorare di meno, per far spendere meno cliente, ma deve essere un'estrema ratio di fronte a reali necessità architettoniche o di conservazione dei beni culturali o di oggettiva impossibilità di passare i cavi. Ciao.